noi siamo felicemente sul palco e possiamo togliercela. Quindi, se volete fare domande, salire sul palco con la scusa di togliervi la mascherina, potete tranquillamente. Scusa, alla ingrao. Allora, aspettiamo 2 minuti e iniziamo, va bene? Se viene qualche altra persona. C'è bisogno del microfono? O... è meglio così? Sì, forse per sentire anche... sì. Pietro che ci porta nella contemporaneità quasi. Tu mi hai chiesto di... Io farò un racconto molto personale. Va bene, Fausto, io direi che possiamo iniziare. Se tu ci dai il via. Allora, buon pomeriggio a tutte, a tutti. Intanto è un piacere stare qua perché non so per quanto riguarda, quanto concerne Michele e Romeo, ma per me è passato diverso tempo da quando non so, da quando non sto in un'aula. Sì, me lo avvicino e quindi sono molto felice di questo. Con Michele ci eravamo detti di presentare appunto il libro di cui parleremo oggi quando... solo se avremmo potuto essere in presenza, ci siamo riusciti, spero che questo si inauguri una stagione in presenza, lo dico anche con un po' di preoccupazione perché noi iniziamo, come sapete, le lezioni, vedo qui qualche studente e studentessa la prossima settimana, in una modalità mista che però un po', non so, a te Romeo mi preoccupa perché, come dire, la possibilità che diventiamo un'università telematica senza accorgercene è non dico probabile, ma sicuramente possibile. Ecco, però ecco, resisteremo in tutti i modi affinché le lezioni in presenza ritornino e gli studenti che le vogliono fare ovviamente abbiano la possibilità di farlo. Ringrazio anche Fausto Natali e Angelo Andreotti perché queste iniziative di presentazione del libro ne avevamo negoziate circa un anno fa, poi è successo, anzi anche più di un anno fa, poi è successo quello che è successo, però, come dire, prendo il bicchiere mezzo pieno da questo ritardo, nel senso che poi c'è sempre bisogno, no, quando si scrive un libro, di farlo un po' decantare, di ragionarci un po' sopra. Da questo punto di vista non so se lo condividete, ecco, come colleghi, il mio sogno sarebbe stato, per esempio, ecco, in questa fase un po' infernale che viviamo tuttora, di chiudere l'università, ecco, il mio sogno sarebbe stato incontriamoci una volta a settimana con tutti i colleghi, ripensiamo l'università da aprire fra qualche anno, ecco, io l'avrei investita così le energie, ecco, di questo periodo piuttosto che barcamenarsi per assicurare attraverso l'online le lezioni universitarie, per cui a volte il tempo gioca anche a nostro favore, ci permette un po' di riflettere, non sempre l'abbiamo fatto, non sempre ci riusciamo, però ecco, vorrei che fosse così, almeno per me è stato anche, anche così. E presentare il libro Libri di Fraresi che ho scritto è in verità una scusa, lo vedremo appunto negli incontri che avranno seguito a questo, perché è un modo per me, che non sono ferrarese, di parlare anche di questa città, di parlare della Ferrara del Novecento, di parlare anche della Ferrara di oggi, quindi spero che diventi occasione per un dialogo anche politico, sociale, appunto sulla città che viviamo nella nostra quotidianità o magari non nella nostra quotidianità come nel mio caso, essendo Ferrara appunto una città dove lavoro. Ecco, anche il libro Libri di Fraresi nasce un po' come scusa, ecco, dico qualcosa di personale anche per, come dire, io partirei da qui. A me piacciono molto leggere le presentazioni, le introduzioni, le postfazioni dei libri, soprattutto quelli accademici, perché ci danno la possibilità e danno la possibilità al lettore, alla lettrice anche di capire perché un libro nasce, no? Cosa che fino agli anni 50, anni 60, almeno la disciplina che rappresento, cioè l'antropologia, non si usava molto, no?
difficilmente qualcuno scriveva introduzione e postfazione. Mi ricordo il primo libro con una grande introduzione fu negli anni 50, un libro di un antropologo che si chiama Footwhite, se non sbaglio, Street Corner Society, o un libro sulla Boston di quel periodo, in cui l'autore nell'introduzione diceva tutte le gaffe che aveva fatto nello scrivere il libro e tutte le cose che non gli erano riuscite. E per questo è uno dei libri che io considero un classico dell'antropologia. Parlare dei presupposti di come nasce una ricerca e quindi di come nasce un libro, una monografia che ne è conseguenza, è secondo me sempre utile. Io questo libro direi è nato per un senso di colpa. Io insegnavo a Bologna, città dove vivo ormai da 20 anni, ho passato metà della mia vita tra Roma e Milano e poi appunto l'altra metà a Bologna, e nel 2008 ho vinto una cattedra di antropologia culturale qui in città. Non conoscevo in nessun modo Ferrara. Quando questa cosa è successa, ho pensato anche per qualche giorno di venire qui a abitare. Mi ricordo che ne parlai con la mia compagna e mi ricordo che una volta messa la firma sul contratto da ricercatore a tempo indeterminato, per raggiungere la stazione di Ferrara sbagliai strada e cercai qualche omino, insomma, ecco, per chiedere quale fosse la strada migliore, e non incontrai nessuno. Era un giorno di dicembre, di solito i contratti si firmano a dicembre all'università, e in quel tempo appunto stava per nascere mia figlia, mio figlio era piccolo, e decidemmo con la mia compagna di non vivere in nessun modo in questa città, di rimanere a Bologna per non diminuire quel poco di capitale sociale che avevamo costruito a Bologna, nel momento in cui appunto mi sembrò in quella camminata che fosse una città di difficile socializzazione, ecco. E dal 2008-2009, da quando sono qui a Ferrara, però ho sempre pensato che qualcosa dovevo anche dare a questa città oltre che prendere, e per tanti anni ho pensato quale potesse essere un oggetto di ricerca interessante per parlare appunto della Ferrara che stavo per conoscere. Questo non è avvenuto per tantissimo tempo, per più di 10 anni. Io mi ricordo sempre un bel libro che molti di voi penso conoscano, di Pierre Bourdieu, in cui, facendo una intervistato da Vacan, Pierre Bourdieu dice: le domande di ricerca, molti studenti credono che così arrivino all'improvviso il giorno dopo, invece ci vuole un bel po' di tempo per costruirle, per come dire, farle proprie, per elaborarle, per farle decantare. L'oggetto di ricerca di cui parliamo appunto attraverso questo libro, per parlare a sua volta di Ferrara, nasce in maniera un po' complicata, nel senso che nasce da un primo spunto che io ebbi perché ritorno a considerazioni personali, mi capita spesso in bicicletta o in monopattino adesso di percorrere dalla stazione il tragitto che mi porta al dipartimento, e spesso cerco di utilizzare quel tempo mettendomi delle cuffiette e ascoltando gli audiobook di Rai 3 o di Rai Play, e mi capitò per un periodo di, ci misi molto tempo, di leggere e ascoltare un libro di Thomas Mann che si chiama Buddenbrook, che mi piaceva molto, e in quel periodo dovevo leggere una tesi dottorato in cui era stracitato Max Weber, e ascoltando alcuni passaggi dell'opera di Thomas Mann mi sembrava che Thomas Mann dicesse le stesse cose che diceva Max Weber in un libro che pubblicò all'inizio del Novecento, 1904, L'etica protestante, mi pare, Lo spirito del capitalismo. E questa cosa mi portò un po' a un libro che docenti, soprattutto di sociologia a Bologna, ma anche a Milano, dove ho studiato, facevano leggere agli studenti, che era un libro di Le Penny sulle tre culture, in cui si parlava di come le discipline sono entrate dentro l'università. Cioè, come è avvenuto il processo di istituzionalizzazione delle discipline all'interno dell'università. Cioè, quello che Le Penis diceva era che fino a questo processo in qualche modo esisteva una figura che era quella dell'intellettuale, in cui mettere dei paletti e delle distanze tra ciò che diceva per esempio Thomas Mann e ciò che diceva Max Weber era molto difficile.
Perché la sociologia non era entrata a tutti gli effetti dentro l'università, la stessa differenza tra ciò che è scienza e ciò che non lo è era ancora molto labile, e questo ovviamente prima di un processo di istituzionalizzazione disciplinare, di costruzione di settori scientifico-disciplinari e così via. E questa cosa mi fece pensare appunto anche alla mia esperienza, nel senso che non esisteva prima del 2008 una cattedra di antropologia a Ferrara, anzi nel 2008 doveva nascere una cattedra di medio orientalistica, non di antropologia culturale. Fu un caso che poi appunto venne fuori una cattedra di antropologia culturale, e quindi cominciai a domandarmi, ecco, una delle domande che mi feci è: ma nel momento in cui non esisteva una cattedra di antropologia, chi faceva antropologia in questa città? Cioè, chi produceva dei dati antropologici? Chi, assumendo uno sguardo antropologico, produceva delle interpretazioni appunto sulla ferraresità? E questa fu una delle prime domande di ricerca. Un'altra domanda ha a che fare con una scritta che vidi, credo la Galleria Matteotti, o non mi ricordo adesso dove precisamente, in cui c'era questa enorme scritta, non so se qualcuno se la ricorda, Ferrara nel 1500 era New York, che a me mi incuriosì molto, no? Perché anche io andai a vedere, come tanti cittadini, non solo la mostra sull'anniversario di Ariosto fatta al Palazzo Diamanti, dove si vedeva appunto come questa città fosse al centro di tante ramificazioni e tanti, no, intellettuali, potremmo dire, che si muovevano attorno alla corte estense. Ecco, ancora adesso il dipartimento dove lavoro riflette un po' questo spirito, no? Molti insegnamenti sono dedicati a quel periodo storico, non solo in ambito storico-artistico, ma in diversi ambiti disciplinari. Ecco, la cosa che mi interessava allora era anche domandarmi un po': è la Ferrara del Novecento, o almeno cosa è successo negli ultimi sei secoli a questa città, nel momento in cui non è più New York? Quest'altra domanda mi diede spunto, fu uno spunto appunto per lavorare un po' a questo libro. L'altra, come dire, forse un terzo elemento che mi spinse un po' a lavorare sui ibridi ferraresi deriva dal fatto che anche io ho sempre avuto una rappresentazione di Ferrara, no? Ho avuto sempre la percezione che questa città non fosse sulla Via Emilia, cosa che mi pare oggettiva, e quindi non fosse una realtà industriale come lo sono alcune città, tra cui quella in cui vivo, come Bologna, appunto site sulla Via Emilia, né fosse appunto un teatro in qualche modo di flussi turistici come la Romagna, né fosse in qualche modo Veneto e quindi le città che le sono vicine. E l'idea che ho sempre avuto, la rappresentazione che ho sempre avuto non conoscendo Ferrara, è quella di una città dell'arte e della cultura che vive un po', come si dice oggi, di questo brand, quindi è teatro, location, più che altro, come si dice, si usa dire, di festival, di momenti di offerta culturale che poi sono cambiati nel tempo, ma sostanzialmente rimangono e fanno della città di Ferrara una città dove tante persone vengono in visita appunto per vedere le mostre, Palazzo dei Diamanti o Festival di Musica o tante altre attività che hanno atto in questa città. Ecco, una terza domanda di ricerca era: come è nata questa rappresentazione? Cioè, come Ferrara è diventata una città dell'arte e della cultura? Come in qualche modo ha costruito questo brand? E da questo punto di vista, e qui forse si giustifica un po' il titolo, no, che abbiamo dato a questa giornata, la mia tesi, o almeno quello che mi è parso di capire, è che questo brand, questo marchio, questa in qualche modo anche invenzione che forse è nata, no, e si è sedimentata in città negli ultimi anni del Novecento, e quindi a fine dello scorso millennio, quando Soffritti era sindaco di questa città, sia frutto in verità di un fermento culturale che c'è stato e che è iniziato negli anni 50 e che forse non è nemmeno iniziato in questa città, ma di riflesso è arrivato in questa città dopo che tanti intellettuali ancora una volta si erano mossi fuori dalle mura, in un territorio che appunto è al centro di questa giornata, di cui parleremo in questa giornata, che è il Delta, che è un territorio a me ancora sconosciuto, che mi incuriosisce molto, e questo lo dico appunto agli storici qui oggi presenti, perché io mi ricordo una delle prime cose che lessi fu un'intervista di Di Vittorio quando lanciava il suo piano del lavoro, che vedendo il film di Vancini del 51 del Tapadano disse a Vancini: ma non ci credo che nel Delta si vive così.
sembra di stare al sud. Bisogna assolutamente far vedere questo film in tutti i contesti del paese, perché Di Vittorio stesso dice: io non credevo che esistesse un sottoproletariato così forte e così consistente in un'area del nord Italia. Ecco, questi sono stati un po' gli spunti, le domande che mi hanno spinto a scrivere questo libro, a liberarmi anche un po' da un senso di colpa, che è quello che evocavo poc'anzi, come dire, la percezione, la volontà, anzi, è sempre stata quella di utilizzarlo poi per, appunto, dibattere un po' della città contemporanea e di cosa sia la ferraresità. Cosa ovviamente domanda a cui è impossibile rispondere. Il libro ovviamente ha tante pecche, ha tanti buchi. Per chi mi conosce, io ho sempre fatto libri tra virgolette più pornografici, nel senso che più con oggetti di ricerca molto più minimali, molto più circoscritti, molto più ben definiti, molto più rigorosi in un certo senso. È un libro sicuramente pretenzioso, ambizioso, e quindi con tutte, come dire, negatività e tutti i difetti di un libro che vuol dire tante cose dentro una finestra storica così, così larga. È un libro fatto anche, appunto, qui in sala ci sono persone che mi hanno aiutato a costruirlo, da tante testimonianze e ricordi, nel momento in cui ovviamente le persone e i protagonisti di quel fermento culturale che nasce negli anni 50 non ci sono più, non sono più vivi, e quindi che potrebbero dire gli storici si appiattisce un po' anche a quelle testimonianze, non per forza le mette sotto critica. Però, come detto, questi difetti, come dire, li avevo anche messi in conto perché potevano permettere anche un dialogo più franco, più libero, e in qualche modo c'era una volontà anche provocatoria, ecco, nel far questo. Per cui io direi iniziamo, avremo appunto avanti a noi altri 4 incontri in cui parleremo di diversi temi, li circoscriveremo volta per volta, inviteremo appunto non solo protagonisti di quella stagione, ma anche persone che oggi, pensando appunto a quello che Ferrara è stato, ci permettono di capire che cosa è oggi Ferrara. E la prima cosa che ho chiesto, l'ho chiesta a Michele Nani, dandogli un compito anche molto, molto infame in un certo senso, cioè non conosco questa città, mi è capitata però di leggerla tante volte in romanzi o in letteratura, da cui poi parleremo del termine ibridi, in cui Ferrara gioca un ruolo di primo piano. Per ultimo, per esempio, mio figlio stava leggendo un po' di pagine del libro di Scurati, M, su Mussolini, e mi faceva notare che Ferrara compare una pagina su tre. Cioè, Ferrara compare nel libro di Scurati nel momento in cui si descrive appunto la biografia di Mussolini tantissime volte. Io che vivo a Bologna davanti a una casa del popolo, la casa del, ex casa del popolo, un'ex casa del popolo dove si entra e c'è tutta una, come dire, manifesti e un archivio anche che è stato abbozzato, costruito da alcuni volontari che rimandano per ricostruire le storie delle case del popolo proprio a Ferrara, ancora una volta a questo territorio. Siamo nei primi anni del Novecento, nel momento in cui appunto il Partito Socialista è un partito che conta, che ha un suo peso, che comincia a essere influente per quanto riguarda alcune scelte anche culturali di quel territorio e non solo. Insomma, questo per dire che Ferrara è stata al centro molto probabilmente della storia, non so quanto consapevolmente o quanto vittima in qualche modo di una storia molto grande, e lo è stata specificamente su questo territorio nel momento in cui questo territorio è stato anche investito da bonifiche per gran parte del tempo e da una grande riforma agraria. No? Ancora oggi, se si va nell'Istituto di Storia Contemporanea, è possibile leggere archivi ed è possibile leggere molte pagine sul cinquantenario che giudicano un po', no, quello che è stata la riforma agraria negli anni 50, ancora per tutto il decennio fino agli anni 60. Insomma, mi pareva che questo ci desse la possibilità di parlare anche di una città appunto al centro della storia, e come non farlo se non dando voce a una persona che magari non ha dedicato il suo sguardo, no, a la Ferrara del tardo Novecento, ma che in qualche modo ci può aiutare, come Michele,
a leggere un po' la centralità di questo territorio e anche da ciò che c'è fuori dalle mura, no? Io non, ho letto quasi tutte le opere di Bassani e l'impressione che ho sempre avuto è che la dialettica tra ciò che c'è dentro le mura e ciò che c'è fuori dalle mura è centrale in tutta quella opera, no? E quindi mi chiedo anche che rapporto abbia questa città con tutto ciò che c'è fuori, ed è un rapporto anche questo molto, molto curioso, no? Perché rimane ambiguo, complicato, conflittuale, mi pare, anche ai nostri giorni, nel momento in cui si parla di mobilità e si continua a parlare di Parco del Delta e ci sono tutta una serie di progetti in campo che mi parlano però, che mi paiono però per lo più incompiuti almeno fino ad oggi. Per cui io lascerei la parola per prima a Michele Nani e poi introduco anche gli altri ospiti. Sono Romeo Farinella, che è un collega di architettura, che anche egli mi ha aiutato nella costruzione di questo libro anche come attivista, ecco, non solo come architetto, perché Romeo c'è nato un po' in quel territorio, ha anche, come dire, promosso delle iniziative che poi sono radicate appunto in quei territori, se parliamo del Delta, e poi invece è venuto appunto a Ferrara, no, Romeo, negli anni 90, quando si è formata quello che oggi è il Dipartimento Architettura. Questo anche per dire cosa? Per dire che l'università, in questo fermento culturale, nel trentennio 50-80, è anche un grande assente, no? Io non ho mai preso, letto documenti o avuto testimonianze di un ruolo forte dell'università in questo fermento culturale, no? Mi è capitato anche di, io non sono bravo ovviamente in questo, come gli storici qui presenti in sala, mi è capitato di andare anche all'università, un suo archivio, è in un bunker qui vicino, nel Mammut, ed è un archivio, si deve scendere due piani, dove sono raccolte alcune pagine, come dire, in maniera un po' approssimativa, così si può dire, dove quello che si percepisce, perché appunto il materiale è un po' lacunoso, è che la stessa facoltà di lettere, cioè ciò che poi venne dopo il magistero e poi quindi il dipartimento di studi umanistici, come oggi si chiama la facoltà di lettere, nasce molto tardivamente in città rispetto ad altri contesti, nasce anche in un clima di povertà economica, cioè in un accordo tra regione, comune, con un gruppo di docenti molto attivi ma pochi e anche poco pagati, c'è tutto una documentazione sui salari che prendevano appunto nei primi anni 70 e poi negli anni 80. Questo per dire che, no, esattamente come architettura, che invece ha una sua storia radicata in città, se pensiamo, no, all'esperienza manicomiale, no, del manicomio eccetera eccetera, i teatri che sono un po' radicati in città, l'università comincia a giocare un ruolo di valore, un ruolo di primo piano negli anni 90, no? Questo vale appunto non solo per lettere. Ecco, volevo introdurvi appunto Romeo Farinella, che appunto ci darà, immagino, uno spaccato di quel territorio e anche un po' di come l'università è venuta un po' dopo, ecco, le tue prime, no, esperienze, se non sbaglio poi tu vai a studiare non a caso come molti ferraresi fuori a Venezia e per poi venire appunto a Ferrara quando nasce il glorioso Dipartimento di Architettura, sempre tra, no, i primi dipartimenti nelle liste del Sole 24 Ore annuale, come capita negli ultimi anni. E poi appunto con Pietro Pinna, che adesso invitiamo sul palco, scusate, per motivi sanitari non possiamo stare insieme in quattro sul palco per motivi di distanza, potremo concludere un po' tornando dentro le mura, dopo appunto essere andati un po' fuori, perché poi c'è un lungo elenco di associazioni, corpi intermedi, realtà culturali che nascono negli anni 50 in poi a Ferrara. Penso appunto, qui c'è Roberto Roda, al Centro Etnografico, e l'esperienza di Renato Sitti, penso, ne parleremo anche la prossima volta con Angelo Andreotti, a tutte le attività promosse un po' da quel cattolicesimo progressista, possiamo chiamarlo così, anche se anch'essa è una parola molto abusata, e all'esperienza di Casacini, di Franco Patruno, all'esperienza dell'Arci,
o a realtà anche più piccole, penso a Chiappini, alcune realtà sempre legate appunto a quel cattolicesimo, la presenza di tanti cineforum, a persone che sono formate appunto dentro a quelle reti, e penso soprattutto al fatto che in quegli anni nasce un'esperienza ramificata come il Palazzo dei Diamanti e tutte le attività di Franco Farina. Ancora una volta parliamo di un maestro elementare come nel caso di Renato Sitti, anche su questo forse bisognerebbe ragionare un po', lo faremo nei prossimi incontri, che si adoperava in qualche modo per aumentare l'offerta culturale in forme anche sperimentali, no? Penso a quello che è stato il Teatro Comunale quando ha riaperto negli anni 60, in qualche modo Ferrara forse non è stata al centro del 68 in Italia, se penso, no, ad altre realtà, o del 77 se penso a realtà come Bologna, ma in qualche modo ha avuto i suoi momenti controculturali, no? Se penso anche, il mio libro termina un po' negli anni 90 con l'esperienza di Luci della Città, che forse è stato un po' l'ultimo anche grido di quel contromovimento, quel fenomeno appunto di controcultura, però era già un grido non più così in continuità con le realtà amministrative, no? Ci diceva in qualche modo che qualcosa si stava rompendo, che qualcosa stava cambiando, e in quegli anni nascono i grandi eventi, Ferrara comincia, no, a costruire una sua identità forte, a Bado, pensiamo a quello che diventerà anche il Teatro Comunale, poi la nascita delle fondazioni, eccetera, eccetera, insomma cambia il volto di una città e forse finisce anche questa esperienza un po' di fermento sperimentale, no? Fatto da maestri, maestrini, come a volte qualcuno li chiama un po' snobisticamente, che hanno vissuto intensamente questa città. Quindi chiederei, no, a Pietro Pinna sul finale un po' di raccontarci, visto che so che poi nei suoi desideri c'era anche un po' di ricostruire l'esperienza dell'Arci e quella che è stata in questa città. Per cui io finirei qui. Non so dove andranno a parare questi 5 incontri, dipenderà molto anche dal dialogo che si crea tra noi. Ho partecipato a diversi seminari qui in Ariostea fatti anche da colleghi, però mi piaceva l'idea un po' di parlare di questa città, di farlo in un'ottica anche contemporaneista, insomma di prenderci qui delle libertà che a volte anche dentro la stessa università non possiamo prenderci, nel momento in cui questo aspetto in qualche modo più territoriale non è sempre ben tenuto in considerazione. Sapete che oggi l'università di Ferrara e non solo gli Atenei si muovono molto in un'ottica di terza missione, di rapporto tra città e territorio. In verità però, ecco, lo dico senza pudore, mi sembra che questa parola terza missione sia ancora oggi un contenitore per lo più burocratico, amministrativo, dove riempire la casellina delle attività che si fanno fuori dalle aule, e non abbia ancora invece espresso il suo volto più nobile, quello che dovrebbe essere l'obiettivo più nobile, cioè quello di portare veramente l'università fuori dalla città. Mi diceva, non so se è vero, che ho concluso questa provocazione, ho preso un caffè con un ex assessore che si chiama Alberto Ronchi, poco fa incontrato al Barettino, e mi diceva: ma guarda Giuseppe, se chiedessimo ai ferraresi se esiste l'università a Ferrara, almeno il 20% direbbe che non lo sa se c'è l'università a Ferrara. Quindi ecco, la chiudo qui con questa provocazione, continuando a provocare appunto i ferraresi al dibattito. Non so se questa cosa sia vera, spero di no, però appunto questa cosa è sicuramente attribuibile anche a noi e a un sostanziale livello di autoreferenzialità di cui siamo ancora portatori, purtroppo, ahimè. Per cui lascio la parola a Michele, prendetevi tutto il tempo che volete, poi dialoghiamo, e immagino, no, Michele, Romeo e Pietro, se qualcuno vuole anche interrompere mentre parliamo non c'è nessun problema, insomma. Grazie di essere qui e a voi. Grazie a te per l'invito. Abbiamo discusso a lungo di questo libro mentre, insomma, si faceva, per così dire, e grazie naturalmente a tutti e tutte che siete qui, perché in qualche modo celebriamo anche la possibilità di ritornare a discutere guardandoci in faccia, che non è una cosa di poco conto se consideriamo, insomma, le fatiche degli ultimi mesi, ormai si può dire anche degli ultimi anni. Parto con una battuta sollecitata dall'introduzione
dell'autore del libro e curatore di questo ciclo di incontri, il mio percorso invece è del tutto opposto. Io sono un ferrarese di città che è figlio della bassa, in qualche modo, per entrambi i genitori, cresciuto in periferia e che, nonostante abbia vissuto gran parte della mia vita in questa città, non ho mai avuto un rapporto di lavoro in questa città. Sono riuscito al massimo ad arrivare a insegnare a Cento e a Bondeno a scuola, e poi tutto il percorso di ricerca l'ho fatto, e di studio di ricerca l'ho fatto tra Bologna, Padova, Venezia, Torino, Roma, Napoli, Genova, Parigi. Ecco. Adesso sono al termine, diciamo, dell'operazione di meridionalizzazione, sono felicemente al CNR di Napoli. Ecco, per dire, quindi, una sorta di chiasmo, no? Ci sono i ferraresi che se ne vanno anche senza andarsene, quelli che ci vengono a vivere, quelli che ci vengono a lavorare, quelli che ci tornano. Anche su questa dimensione della mobilità dei ferraresi ho scritto qualcosa anni fa, e sarebbe è un tema abbastanza interessante. Voi sapete che migliaia e migliaia di persone tutti i giorni si muovono da questa città per andare altrove, e fino a poco tempo fa non altrettante, ma insomma un buon contingente arrivava anche in questa città. Adesso, insomma, la situazione emergenziale epidemica ha un po' cambiato le carte in tavola, vediamo nei prossimi anni cosa succede. Però siamo qui non per parlare, almeno io non sono qui per parlare di me stesso, ma per parlare del libro e di quello che c'è dietro, Ferrara e il ferrarese. Dico subito che il libro è prezioso, è molto stimolante, ricchissimo, forse fin troppo di spunti e sollecitazioni che meriterebbero da soli, quasi ogni paragrafo di questo libro meriterebbe un seminario, una discussione, quindi è molto difficile discuterlo a fondo nell'insieme, quindi per me è molto più comodo attenermi alle consegne che mi ha dato l'amico e collega Scandurra e parlarvi di due, tre cose sulla storia di questo territorio che mi sembra di avere potuto apprendere in anni di studi. Però devo fare tre premesse, spero brevi, che mi sembrano assolutamente necessarie. La prima parte da un'affermazione che c'è, assolutamente condivisibile, alla pagina 15 della prefazione, appunto citata, del libro: sono pochi, pochissimi i libri scientifici che raccontano questa città. E questo è particolarmente vero per la mia disciplina, la storia contemporanea, tanto che apre a un paradosso, che uno, insomma, dei più ricchi libri di storia, almeno in parte, di questo territorio, non solo di questa città, di questo del ferrarese, diciamo così, è stato scritto da un antropologo, cioè tocca agli antropologi, e non solo, colmare le lacune che non riempiono gli studiosi di storia. Questa naturalmente non è una nostalgia o una difesa gelosa dei confini delle discipline, che non avrebbe assolutamente alcun senso. Guardare fuori da casa propria, dal proprio recinto è assolutamente fondamentale. Pensate che le cose più innovative della storia, della storiografia del Novecento, pensate, non so, l'avete sentita nominare, la scuola delle Annales, no? I francesi di primo Novecento, Lucien Febvre, Marc Bloch, sono saltate fuori quando gli storici si sono messi a leggere e a discutere con gli economisti, i sociologi, i demografi, gli antropologi, eccetera. Le discipline però hanno un senso sedimentato. Per far storia non importa essere un professore di storia o avere necessariamente una laurea in storia, però bisogna avere un metodo storico, chiunque la faccia, anche chi passa per strada, che si basa sul fatto dell'esame critico delle fonti, della ricostruzione dell'operato degli agenti, delle strutture in cui stanno, più o meno consapevolmente. Ci vuole, insomma, molta pazienza e anche poca fretta. E purtroppo sembra che di questo metodo, di questa pazienza e di questa lentezza, Ferrara sia rimasto poco, perché insomma, vi sfido a dirmi quanti libri di storia robusti, diciamo, sono stati scritti in questa città negli ultimi 10 anni, per non dire 20. Quindi questo è importante, perché pone subito un problema: una città d'arte e di cultura che non produce la storia di se stessa, a parte naturalmente la storia della Ferrara Estense, che è sempre, insomma, al centro, come appunto quando eravamo a New York, come cita dalle scritte murali Scandurra. Dopo se ne sa poco, e chiunque può dire qualsiasi cosa, perché tanto
la può dire impunemente anche su eventi, insomma, che sembravano consegnati a un'interpretazione univoca, tipo il fascismo. Seconda premessa necessaria: questa prima precisazione evoca una domanda. Di cosa parliamo quando parliamo di transdisciplinare, questa strana, no, etichetta che è stata messa in esergo al nostro incontro di oggi? Siamo sicuri che quello che è stato prodotto sulla Ferrara storica in questo secondo Novecento, al centro del libro, sia stata davvero la costruzione di un oggetto di ricerca comune e di una vera ricerca collettiva? O non erano che frammenti di percorsi individuali o di gruppo che non sempre cercavano o trovavano un dialogo? Quel che mi sembra è che proprio perché erano ricerche che non stavano dentro cornici assodate della ricerca, non è che fossero necessariamente antropologi con l'etichetta o sociologi con l'etichetta, spesso erano, come dire, avanzamenti obliqui, asimmetrici, che non necessariamente sedimentavano poi un senso comune. Questo non significa che ognuno lavorasse per conto proprio, ma il tessuto comune, ci tornerò, di tutto questo brulicare di diciamo così, poeti, registi, scrittori, studiosi, economisti, militanti, eccetera, e quant'altro, avesse un tessuto comune, ma che era extrascientifico. Erano le istituzioni importanti, diciamo così, poco considerate in genere, qui in qualche modo ci sono, prima di tutto la provincia e il comune, la provincia finché c'è stata e i vari comuni, e soprattutto il movimento operaio, i partiti e i sindacati e le loro organizzazioni sociali e culturali. Questo univa gran parte dei personaggi di questo libro, non tanto il fatto di costruirsi un oggetto di ricerca, poi vedremo qual è, se c'è. Terza premessa, e poi passiamo alla sostanza. Ecco, qual è l'oggetto però di ricerca, di questa ricerca forse transdisciplinare, forse no? Davvero il Delta, come viene detto in questo libro, ha prodotto un sapere urbano? Nel senso, ha prodotto un sapere che era urbano? Questa è un'altra domanda sulla quale non posso soffermarmi, ma è interessante. Ora, da un lato ho trovato sempre, ma ce lo siamo detti a più riprese in privato, bizzarra questa etichetta del Delta, no? Non solo perché gran parte del Delta oggi, in realtà da sempre, cioè dal 600, quando ha cominciato a formarsi il Delta del Po, prima, se guardate la cartografia storica, ne vedete poco di Delta, e quindi sempre è stato sotto la provincia odierna di Rovigo, naturalmente in Veneto, e sotto la Repubblica di Venezia, che è la principale costruttrice del Delta, col taglio di Portoviro, la deviazione del Po, e il depositarsi di 4 secoli di sedimenti che hanno prodotto quella strana protuberanza, no? Che si tuffa nell'Adriatico, che però per gran parte, se si eccettua Gore e Gorino, è territorio veneto. Ma quello che il Delta, quello di cui lei sta parlando del Delta, ma esiste anche il Delta? Ah, certo, quello è il Delta che oggi c'è. Se noi vogliamo considerare il percorso del grande fiume sulla pianura ai tempi antichi e medievali, certamente noi dovremmo tenere in conto il Po di Ferrara, cosiddetto, che poi è diventato quello che noi chiamiamo Po di Volano e Po di Primaro. Grazie della precisazione. Resta che l'etichetta Delta, penso di poterlo dire, è poco diffusa nel ferrarese, perché i ferraresi parlano di Delta quando parlano del vecchio ente Delta, chi se lo ricorda, quello della riforma agraria, o del parco del Delta, giustamente, che però è anche un'istituzione, diciamo così, trans provinciale, quello sì, trans. Diciamo, i ferraresi dicono un'altra cosa, ma questa excursus linguistico era solo per introdurre l'argomento. I ferraresi parlano delle campagne, la campagna, o meglio ancora la bassa, cioè la bassa pianura che separa la città o i centri urbani dal corso oggi principale del Po, o meglio ancora dalla,
dalle rive dell'Adriatico. Ecco, al cuore di quest'idea che il sapere urbano si costruisca in una sorta di dialettica con il delta del Po, antico, storico o odierno, vivo che dir si voglia, è il fatto che esiste, che a Ferrara si esprime, nel territorio ferrarese si è espressa in forma particolarmente, diciamo così, viva e persino lacerante per certi versi, quella che insomma i sociologi e gli storici negli ultimi due secoli hanno chiamato appunto la dialettica fra città e campagna. Una dialettica che resta tuttora, magari farò in tempo a dire qualcosa, anche se in forme molto diverse da quelle che ha assunto nella storia più recente, perlomeno nella storia contemporanea. Le mura sono il simbolo di questo rapporto contraddittorio, ambiguo e certamente conflittuale, perché le mura sono mura solo fino a un certo punto. Non, le mura non possono essere pensate come appunto un muro chiuso. Le mura sono sempre state porose. Chi popola la città? In buona parte rurali immigrati e i loro figli, da sempre. Chi la nutre? I contadini che tutti i giorni, quando c'erano ancora, no, non più le mura, diciamo così, militari, ma le mura come cinta daziaria, passando attraverso i quattro casotti daziari, che sono le quattro porte odierne della città, che insomma, alcune ci sono ancora, dovevano o pagare il dazio, dire che erano esenti dal dazio, per importare in città ogni tipo di materiale, dal cibo, dall'insalata alle mele, fino ai materiali da costruzione e quant'altro. Però c'era il controllo, ma questi contadini passavano e nei giorni di mercato era una vera e propria invasione, no, nella città. E ancora, chi è che arricchisce la città se non l'agricoltura esterna ad essa, per una classe dirigente che in gran parte ha fondato per molti secoli la propria potere, il proprio status sul fatto che possedeva terra, ovviamente fuori dalla città. Quindi le mura separano la città dalla campagna, ma sono poi anche un anello di congiunzione, se volete. Eppure la loro persistenza, diciamo pure anacronistica, dopo l'unità, quando ormai non avevano più alcun significato di tipo militare, è un caso quasi unico in Italia, Si contano sulle dita di una mano le città che hanno ancora buona parte delle loro mura storiche. Pensate a Lucca, pensate insomma poca roba, e diciamo che Ferrara credo le più grandi, poi magari mi sbaglio. La persistenza dopo l'unità delle mura, mentre tutta l'Emilia e la pianura padana in generale le buttava giù, segnalano tante cose, alcune cose bassamente materiali. Non c'era alcun bisogno di buttarle giù, perché non c'era bisogno di far circolare merci, non c'era alcun bisogno di buttarle giù perché non c'era alcun bisogno di costruire case. C'era tanto di quello spazio dentro, e che è rimasto a lungo fino al secondo dopoguerra, dentro la città, che non è che la città si dovesse allargare rubando ettari di costruito, no, murario cinquecentesco. Però segnalano anche, e qui vorrei venire al dunque, una dimensione psicologica delle classi dirigenti ferraresi, cioè la distinzione necessaria, che poi è anche un elemento egemonico, perché permette alle classi dirigenti ferraresi di fare presa sui ceti medi urbani, su anche quei ceti artigiani e forse persino su lavoratori qualificati, che in qualche modo sono rassicurati dalla presenza delle mura, da questa forte dimensione urbana di un impianto di una città medievale per rinascimentale molto riconoscibile ancora, poco distrutta nel corso dei secoli, tuttora. Questa distinzione necessaria, noi cittadini, voi contadini, noi dentro le mura, voi fuori dalle mura. Quindi questo conflitto e dialettica, che però è sempre ambiguo, c'è sempre una porosità, uno scambio fra città e campagna, sta dentro, in fondo, a questo libro che lo chiama Sapere Urbano versus Delta. Vengo quindi alla sostanza, perché già direi che ho chiacchierato fin troppo. Quali sono le radici di questa dialettica? È ineludibile che nel conflitto fra città e campagna vi sia soprattutto una dimensione di potere. E quindi, per dirlo in maniera poco educata e forse poco accademica, il sistematico saccheggio delle risorse delle campagne a partire dal lavoro contadino da parte dei proprietari privilegiati che risiedevano in città, avendo naturalmente la villa in campagna per farsi la villeggiatura d'estate, quando la città diventava poco abitabile, diciamo così, sta meglio in campagna, al fresco, per così dire, loro, contadini meno. Però questo è una dimensione che vale per tutti i centri urbani d'Italia, sicuramente della pianura padana.
tutte le richieste urbane si sono, diciamo, formate, almeno inizialmente, attraverso richieste rurali, agricole. Qui però quello che forse sta dietro appunto questo libro non è questa storia di lungo periodo, è una storia molto più recente, è una storia, è la storia della radicalizzazione novecentesca di questo conflitto, dagli ultimi anni dell'Ottocento in realtà, ma si interessa poco, perché in campagna a un certo punto nel Ferrarese non c'erano generici contadini, d'altronde l'espressione contadino non vuol dire niente, no? Bisognerebbe sempre capire qual è il rapporto, no? con la terra e con la produzione del contadino. Allora si delineano tutta una serie di figure sociali, qui non troppe, qui una sostanzialmente, la figura del bracciante, il proletario rurale precario, la cui massa è necessaria assolutamente allo sviluppo dell'agricoltura, ma è anche una massa inquietante, per, soprattutto appunto per quel corpo di proprietari che, abituato a gestire in maniera molto, diciamo così, sciolta, i propri possedimenti, che a un certo punto si è vista contestare le basi del proprio potere. È una città che non ha avuto la rivoluzione industriale, Ferrara. Sì, ha avuto un po' di industria, ma non è assolutamente paragonabile alle città industriali, come citate poc'anzi della Via Emilia. È una città in cui c'erano tradizioni plebee, clientelismi, varie condizioni, insomma, di legami tra appunto agiati e meno, c'era un certo artigianato urbano, c'erano un sottoproletariato dai mille mestieri in questa città, a cui però si contrappone, quindi una città tutto sommato una città di antico regime, ancora fino a buona parte del Novecento. Non voglio estremizzare il quadro, ci sono trasformazioni importanti, ma non è questo il modo, non è questa la sede per discuterle. Ma la questione è che a questa città tutto sommato abbastanza, insomma, avete presente, no? Bassani e tanti altri, una città dai ritmi, no? lenti, una città che sembra non cambiare, una città che si specchia nel proprio passato, si contrappone una campagna invece sede di una modernità inquietante, la modernità del conflitto di classe, in cui emergono nel giro di pochissimi anni fortissime leghe sindacali che reclutano la maggior parte della popolazione dei borghi e delle campagne rurali, e questa popolazione nel giro di pochi anni si ritrova animata da ideali socialisti e poi comunisti, ideali di conflitto e spesso anche di rivoluzione, di sovvertimento radicale dell'esistente. E questa è la radice della contrapposizione, no? L'ultima figura di questa contrapposizione, la figura novecentesca tra città e campagna. Oggi naturalmente non è più così. La fine della civiltà bracciantile, del secolo dei braccianti, dalla fine dell'Ottocento agli anni 60, diciamo pure del Novecento, che è stata determinata dalla riforma agraria e dalla trasformazione dell'agricoltura e dall'esodo di gran parte della popolazione dalla bassa padana, ha generato invece un nuovo squilibrio fra città e campagna di segno completamente diverso e che andrebbe forse indagato non dagli storici o solo in parte dagli storici, ma più da chi studia il presente, che è questo squilibrio fra una città tutto sommato popolosa, una piccola media città di 150.000 abitanti, che però sostanzialmente ha drenato le risorse dal resto della provincia, che risulta spopolata. Spopolata e insomma, uno spettacolo che credo che a chiunque sia nato o cresciuto a Ferrara stringe il cuore. Tutte quelle boarie cadute sia col terremoto nell'Alto Ferrarese, ma anche semplicemente dall'incuria, dal degrado nella bassa, danno l'idea di un mondo un tempo popoloso che oggi è vuoto. Su questo ho scritto delle pagine molto belle il Roberto Bui, Vuminguno e anche il collettivo che ha scritto una forma, no, di lavoro collettivo presso la Biblioteca Soldati di Ostellato, questo bel libro no, di Moira Dal Sito, che prefigura una bassa ferrarese in cui torna il mare, che questo è un grande tema di cui sarebbe da discutere, anche qui non discutiamo qui, ma il riscaldamento climatico e l'innalzamento dei livelli degli oceani non è che lasciano stare il Mediterraneo e l'Adriatico. Io mi rendo conto, lo ripeto sempre, ma è una cosa su cui non si discute. Qui nel giro di 50 anni, un secolo, torna l'acqua, non c'è idrovora che tenga, non c'è. Eppure di questo noi ferraresi non discutono. Questo sarà il prossimo conflitto città-campagna, una campagna spopolata ed una campagna che rischia di tornare acqua. Seconda questione di sostanza, perché improvvisamente
la dialettica città-campagna prende queste forme radicali tra la fine dell'Ottocento e buona parte del Novecento. Da dove veniva questo bracciantato di massa? Perché prima non c'era e poi si è formato e poi a un certo punto si è pure estinto in qualche modo? Per semplificare, mi perdoneranno quelli che queste cose le hanno studiate, il bracciantato di massa si forma all'incrocio di due processi, di due dinamiche, di due fenomeni. Uno che riguarda un po' tutta Italia, che qui prende una piega specifica, e che è quella che si chiama la transizione demografica. Ora non vi annoio con delle cose tecniche. Immaginatevi un mondo antico, pre-moderno, chiamatelo come volete, anche se sono etichette antipatiche, che funzionava con una alta natalità, tutti facevano tanti figli, e un'altissima mortalità, e quindi si rimaneva più o meno lì, no? E di questa mortalità gran parte era mortalità infantile, di figli entro il quinto anno di età. La transizione demografica avviene più o meno dappertutto in Europa nel corso dell'Ottocento, quando, ove prima, ove dopo, si intende, quando la natalità resta alta, la gente continua a fare figli, ma per qualche motivo, igienico, medico, dell'alimentazione, ambientale, tutto quello, non entriamo nel merito, la mortalità cala, cominciano a morire meno bambini prima dei 5 anni e anche gli anziani durano un po' di più, e questo gonfia la popolazione. Qui, nello specifico, gonfia le campagne, che crescono molto più della città come popolazione, ma voi sapete che fino alla metà del Novecento, anche solo nel comune di Ferrara, il forese era più popoloso della città. Il forese pieno di braccianti e di contadini era più popoloso della città dentro le mura. E anche questo accresceva in qualche modo l'inquietudine dei cittadini, in particolare delle classi dirigenti. Ma questo è solo il primo fenomeno che ci aiuta a capire, perché il secondo fenomeno, invece, che è abbastanza specifico del ferrarese, è la grande bonifica meccanica. Vedete, una città che nell'Ottocento non ha le macchine, non c'è la trasformazione industriale e la meccanizzazione e accentramento delle industrie, delle attività produttive del secondario. Le macchine sono in campagna. Sono in campagna sia come macchine agricole, non ci soffermiamo, Ferrara già negli anni 70-80 dell'Ottocento ha delle trebbiatrici meccaniche, ha tutta una serie di aratri avanzati e quant'altro, ma soprattutto dagli anni 70 dell'Ottocento le macchine sono applicate a fare una cosa che avevano provato a fare gli estensi qualche secolo prima e poi si era un attimo interrotta, diciamo così, e nell'Ottocento torna fuori questa idea di bonificare le terre della bassa ferrarese, che coprivano una superficie enorme che oggi, insomma, se guardate una mappa storica quasi non potete crederci, lambisce la città e oltrepassa la città, che tra l'altro era costruita sulla premessa di bonifiche più vicine a noi, no? Pensate alla San Martina, eccetera, pensate al Centese. E questa bonifica dilaga negli anni 70 perché le macchine idrovore vengono applicate al lavoro di bonifica, cioè per sollevare le acque e incanalarle verso il mare. È stata un'impresa enorme, si potrebbe quasi dire una grande opera dell'epoca, che venne rivendicata per ragioni di igiene e salute, ma in realtà rappresentò un enorme trasferimento di risorse pubbliche a pagare la distesa di nuove terre che venivano messe a disposizione di proprietari spesso nuovi e esterni, che investivano e profittavano su queste nuove terre, anche con un rigidissimo sfruttamento del lavoro. Ecco, grazie a questa grande opera ante litteram, i braccianti approfittavano della occasioni di lavoro fornite e, nonostante aumentassero di numero, potevano restare sul territorio. Un po' defluirono, ma meno di quello che si poteva immaginare. I braccianti servivano per la bonifica perché naturalmente era meccanizzato solo l'ultimo pezzo. A Lungo, a Codigoro, come sa bene l'amico e collega Farinella, ci sono state le macchine idrovore più grandi d'Europa, no? Quelle che vedete ancora quando passate, certo sono state ristrutturate, però quello era quando arrivate a Codigoro, no? Incontrate gli impianti di sollevamento delle acque. A Lungo sono stati l'impianto dal punto di vista tecnologico più grande di tutta Europa di bonifica, per dire l'importanza. I braccianti servivano per la bonifica perché ovviamente il lavoro non si faceva a macchina, di tirar fuori l'acqua e spalare la terra e costruire gli argini, si faceva a mano, sapete bene, no? Con tutta questa famosa canzone, no? Gli scariolanti, cosa voleva dire? Una carriola riempita col badile di terra, portata, svuotata, ritornare e via.
I braccianti hanno fatto, costruito il territorio di questa nostra pianura. Servivano poi naturalmente per sistemare i terreni liberati dalle acque, perché la bonifica non è solo tirar via l'acqua, poi bisogna anche renderli coltivabili, questi terreni non è così semplice, e poi servivano per coltivarli, cioè per, soprattutto per raccoglierli. Quando è ora di raccogliere in fretta i prodotti d'estate, servono tutti i braccianti della zona, che vengono poi abbandonati durante l'inverno, la disoccupazione invernale, in quanto si ingegnano a fare ogni tipo di lavoro per mettere insieme qualche risorsa. Questa enorme quantità di braccianti, cioè di sostanzialmente di gente che sta in campagna ma non ha un lavoro fisso e va a lavorare quando capita e dove può, i precari di ieri qualcuno, no, li ha chiamati, si può discutere la formulazione, ma insomma per capirci, questo è il terreno su cui germogliò l'apostolato democratico prima e socialista poi, e poi in cui si formò una generazione intera di attivisti che venivano dal mondo stesso del bracciantato, no? E che innescarono un'enorme organizzazione sociale e politica protagonista attraverso le leghe bracciantili e il Partito Socialista di una vera e propria trasformazione culturale anche di questo territorio tra la fine dell'Ottocento e il primo dopoguerra. Per concludere, questa forza bracciantile, ultimo punto, proprio all'indomani delle sue più grandi conquiste storiche, cioè il patto Zirardini per così dire del 1920, venne letteralmente spazzata via dalla violenza delle squadre di Italo Balbo. I suoi dirigenti conobbero una diaspora in tutto il nord Italia e non solo, perché minacciati sostanzialmente di morte o per loro o per le loro familiari. Le sedi vennero sistematicamente distrutte, incendiate e poi riciclate per le organizzazioni fasciste, e in generale anche sotto il regime subirono una repressione fisica e poliziesca notevole. Ferrara ha inventato sostanzialmente, o è stata tra i luoghi in cui è stato inventato, lo squadrismo. Senza l'esperienza delle squadre di Italo Balbo non si sa che fine avrebbe fatto il fascismo, che è stato, diciamo così, uno dei prodotti made in Italy che hanno segnato la storia del Novecento. Ecco, in qualche modo parte di quella storia lì è nata qui, e sarebbe bene insomma che ce lo ricordassimo più spesso. Il conflitto riemerse a tratti anche sotto il regime, che tra l'altro non poté cancellare l'organizzazione sindacale per paura che, no, i braccianti disorganizzati potessero anche lì dar luogo al peggio, e soprattutto riemerse dopo il 1945, quando fu spento solo dalla riforma agraria, che portò a divisioni dentro le comunità rurali e soprattutto a una enorme espulsione di forza lavoro dalla bassa ferrarese, complice la ristrutturazione dell'agricoltura ferrarese nel quadro del mercato comune europeo. Dunque, per concludere, prima che il bracciantato, no, scomparisse per effetto di queste dinamiche sociali che ho riassunto anche fin troppo velocemente, fu questa la forza sociale che con le sue lotte o con la sua miseria, come si è detto, impose in qualche modo l'oggetto bassa all'attenzione dell'opinione pubblica e degli intellettuali. Una specie di piccolo mezzogiorno rurale e povero dentro al nord Italia, ma senza lo sviluppo del nord industriale, una specie di strano angolo d'Italia, mentre tra l'altro torme di ferraresi invadevano la città, torme di ferraresi della bassa invadevano Ferrara, Bologna, Torino, Milano, Genova e altre località del nord Italia. Se voi andate a vedere i censimenti è impressionante quante persone di origine ferrarese vivessero da quelle parti. Si parla di 40-50 mila persone in ogni città del nord Italia con i loro figli. Quindi vi immaginate, figli naturalmente che essendo nativi di queste nuove realtà non si rubricano come ferraresi, ma molto spesso insomma culturalmente restano tali almeno per un po'. Quindi questa massa, no, critica, diciamo così, della campagna impone alla città una riflessione. Finito il conflitto, ecco, questo potrebbe essere una chiave di lettura, anche il sapere si impoverisce. Cioè la fine del bracciantato degli anni 50-60 in qualche modo è una specie di primo atto del lungo percorso che avrebbe portato 30 anni dopo, con la morte del PC, al definitivo impoverimento
culturale della città, in questa dimensione di sapere su se stessa e di conoscenza sociale anche di quello che c'è fuori da se stessa. Ecco, vorrei concludere con questo. Al centro di questa parabola, Scandura lo dice e non lo dice, sta il Partito Comunista e in generale l'organizzazione del Movimento Operaio, senza il quale non si capisce nulla, io credo, della Ferrara del secondo Novecento, e che però, e torno alla osservazione da cui sono partito, non è per niente studiato nemmeno dai ferraresi. Grazie. Do la parola a Romeo. Una cosa mi viene da dire, che così ti introduco, Romeo. Il titolo di questo libro è un titolo molto ammiccante, a Roma si direbbe paraculo, perché in verità, come dice Michele, come ha sottolineato Michele, io stesso, devo dire a distanza di tempo, non saprei rispondere alla domanda ma qual era in qualche modo, no, l'oggetto, ciò che teneva insieme questo gruppo di intellettuali da un punto di vista anche scientifico. Non so effettivamente rispondere a questa domanda. Ecco, una cosa, e ne parleremo anche a cominciare il prossimo incontro in cui ci sarà Roberto Roda, Angelo Andreotti e Franco Cazzola, che mi viene da dire un po' è stata anticipata da Michele, no, per mettere un po' le cose sul tavolo, cioè sicuramente questo gruppo di intellettuali che è al centro del libro aveva un rapporto con l'amministrazione comunale e quindi con il PC, il PSI in un certo senso, del tutto particolare, o come dire, che andrebbe studiata, cioè in un rapporto di libertà e dipendenza che secondo me andrebbe maggiormente approfondito, soprattutto nel momento in cui si sceglie di guardare a figure storiche, no, come lo stesso Franco Farina, come detto in precedenza. Ne parleremo, secondo me è qualcosa di significativo. Fra l'altro aggiungo, visto Romeo che tu vieni anche da lì, che c'è stata a volte, io nel costruire queste pagine ho raccolto anche testimonianze, voci, e letto anche alcune cose che andavano invece in un'ottica di bonaria continuità, no? Cioè, come a dire, ma in fin dei conti anche il Corriere Padano, le pagine culturali del Corriere Padano, dove scrivevano anche Visconti, Antonioni, presentando alcune sceneggiature, quella che sarebbe stata Ossessione, no? A proposito del Delta e di quella povertà e di quella miseria, dimostra anche il fatto che questa città dell'arte e della cultura si è costruita in tutto il Novecento, no? E quindi c'è stata una linea di continuità tra quello che facevano i braccianti in quelle terre, quello che ha fatto poi il Partito Fascista, in qualche modo il Corriere Padano e l'Opera di Balbo ne è testimonianza. In verità, ecco, da questo punto di vista mi ricordo invece pagine molto lucide di Renato Sitti, anche nei quaderni che ha raccolto il Centro Etnografico, in cui Renato Sitti denuncia per lo più tutto quello che il fascismo ferocemente ha distrutto di quella esperienza e di quella ricchezza di cui ci parlava Michele. Quindi altro che continuità, ma come dire, leggere in qualche modo quel percorso, quel processo in ottica di profonda discontinuità. Sarebbe bello parlare dell'acqua, dico, un'acqua che Romeo conosce, su cui ha lavorato, ha fatto progetti, no, a proposito di taglio transdisciplinare, so che ci stai lavorando e anche hai fatto seminari per questo, perché a proposito di quel racconto del Delta contemporaneo un po' come un vuoto, come usano dire ahimè ancora oggi qualche antropologo, come non luogo, io mi ricordo anche delle pagine di Gianni Celati che è stato molto utile anche a Roberto Bui, a quel libro che Michele ci raccontava e che presenteremo qui, che Gianni parlava in questo senso, dicendo che nelle case, siamo negli anni 90, dei cittadini, appunto non so se a Codigoro o dove, aperto il rubinetto cominciava a uscire l'acqua del mare, cioè l'acqua diventava più salina, quindi, no, quando venne Mercalli qui, mi ricordo all'Università di Ferrara, qualche mese fa, forse un anno fa e più, disse che negli anni 60 Ferrara potrebbe benissimo essere teatro in qualche modo di quello, no, che Michele stesso evocava come
un disastro climatico che porta conseguenze radicali, no? E quindi prospettando anche processi migratori verso le aree più interne nel momento in cui Ferrara, alcune aree del Ferrarese sono evidentemente sotto il livello del mare. Non so poi con quanta consapevolezza, e ti lascio la parola su questo, Romeo, perché credo che ancora qualche abitante di quelle terre paghi le tasse a, no, a tutti le paghiamo, l'idrovore e altre cose. Anche io, ecco, appunto, senza essere consapevoli di chi sono. No, io sono residente non a Ferrara, a Bologna, però appunto poi non tutti credo sappiano a chi pagano precisamente, chi sono poi le società che controllano, no, queste idrovole, che credo non siano nemmeno nazionali, insomma non siano nemmeno appartenenti al paese Italia. Romeo, a te. Beh, grazie ovviamente per l'invito. Sì, io vengo da lì come origini, però intanto quando Antonioni girava Gente del Po non ero ancora nato. E altra cosa, ci manco da 40 anni, anche se ho ancora dei rapporti, perché ovviamente avendo ancora un genitore in vita ogni tanto ritorno. E quindi non so, diciamo così, innanzitutto non so se parlare di Ferrara o del Delta, perché non è la stessa storia, cioè non c'è una continuità diretta tra Ferrara e il Delta. L'argine di Brazzolo, che è, come dire, l'isola Ipsa che separava fisicamente le terre alte dalle terre basse, non è scomparso anche dal punto di vista, come dire, culturale, percettivo e così via. È cambiato fisicamente, anche se disegna comunque due paesaggi che sono completamente diversi anche dal punto di vista proprio del disegno fisico del paesaggio della campagna, per esempio. Io sono architetto urbanista, insegno qui all'Università di Ferrara, sono ritornato a Ferrara nel 2000 più o meno, grosso modo, e quindi posso parlare del Delta da due punti di vista. Io farò più un racconto che ovviamente è un racconto personale, che però diventa anche politico, tra virgolette. E io ne posso parlare appunto da architetto urbanista che in questi 20 anni ha gestito diversi progetti che riguardano il Delta. Io lavoro sui Delta, lavoro sulle urbanizzazioni costiere in diverse parti del mondo, e ovviamente non posso non lavorare sul Delta del Po, perché essendo qua e avendo qua anche l'università qui, e poi essendo comunque un caso... essendo tra l'altro anche un caso di grandissimo interesse, che ovviamente adesso non posso, diciamo così, approfondire perché non abbiamo il tempo, però ecco, devo dire una cosa. Io appunto, come dicevo, sono una 20 anni che lavoro su questi temi, ho gestito 2 progetti europei, abbiamo appena finito quest'anno una Delta International Summer School dove ci siamo interrogati sulle questioni che voi citavate. Vi dico solo che la prima locandina che abbiamo fatto, l'edizione che abbiamo fatto a Ravenna, abbiamo fatto una a Ravenna, una a Comacchio e una davanti al computer, l'ultima, l'immagine che avevamo messo a sfondo della Delta International Summer School, si vedeva una grande superficie d'acqua che non aveva confini, e da quest'acqua spuntavano la parte finale dell'abbazia di Pomposa. Questo per ritornare alle preoccupazioni di Michele espresse prima. Quindi voglio dire, abbiamo organizzato anche in questi 20 anni, 15 anni, parecchie iniziative. Abbiamo portato qui esperti di idraulica, di urbanistica, deltizia, dall'Olanda, dalla Francia. Abbiamo aperto questioni. Però, visto che tu ponevi prima il problema del rapporto tra università e territorio, ecco, credo che questo sia uno dei punti di crisi di questo territorio. Non c'è rapporto. O perlomeno ci sono tante competenze specialistiche dentro la nostra università, basti pensare agli ecologi che studiano il Delta da decenni, però non c'è, io credo, e non c'è mai stato un vero rapporto di come dire, contributo, di interazione tra le politiche di governo del territorio e chi studia il territorio. E queste iniziative che noi abbiamo fatto, appunto con persone a mio parere di grandissimo interesse, quest'anno avevamo la segretaria della Convenzione Europea del Paesaggio del Consiglio d'Europa e così via, e sono iniziative che poi finite, chiuse, si accantonano e non, sul territorio non rimane nulla. Questo credo, ovviamente non lo possiamo fare oggi, ma credo che sarebbe interessante discuterne del perché, diciamo, tutta la ricerca, questo è un problema nazionale, non è un problema solo del Delta, del perché la ricerca che comunque si fa negli istituti di ricerca e nelle università abbia così poco, diciamo così, sedimenti così poco le politiche che in realtà poi riguardano il paese, le città e così via. Quindi ecco, ne posso parlare da questo punto di vista, quindi di urbanista che si occupa di paesaggio, si occupa di urbanizzazioni costiere.
E ne posso parlare anche dal punto di vista di una persona che è nata 60 anni fa a Codigoro, che è stata a Codigoro per 17-18 anni, poi ha iniziato il suo percorso universitario andando via e non è più tornato, perlomeno come residente. E questa cosa, diciamo così, mi ha portato, perché sapete che quando poi si va via, in realtà da un posto dove si nasce non si va mai via del per sempre, del tutto. Rimane sempre qualcosa di quel posto. E devo dire che ho imparato molte cose sul mio territorio, soprattutto vivendo fuori Italia. Io ho vissuto 15 anni a Parigi e le quantità di informazioni che ho trovato nelle varie biblioteche sul nostro territorio sono straordinarie, cose di cui probabilmente qui nessuno sa niente, anche in termini di storia. C'è tutto un progetto, per esempio, fatto dagli ingegneri napoleonici, che collegava nelle loro intenzioni Ravenna con il Mar Ligure, quindi passando per Alessandria, costruendo un canale navigabile a fianco della costa, che poi confluiva nel Po di Volano. A Magnavacca veniva costruita una città, di fianco alla città c'era anche il Lazzareto. E questo progetto è un progetto straordinario, completamente, diciamo così, disegnato in maniera precisa nei suoi dettagli tecnici, quindi idraulici, nei suoi aspetti paesaggistici, che è depositato all'archivio del Ponte Chassé a Parigi, che è la scuola di ingegneria, tanto dove si formano gli ingegneri. Quindi questo è un territorio che ancora oggi negli archivi vaticani ha dei faldoni, degli interi faldoni con su scritto Ferrara, che nessun archivista ha mai aperto, perché non ci sono i soldi per farlo, perché questo paese non ha i soldi per attivare qualche assegno di ricerca per dei giovani archivisti che vadano a capire cosa c'è dentro questi faldoni. Quindi questo per dirvi che è un territorio che è di una ricchezza straordinaria. Tantissimi hanno parlato di questo territorio, da Chateaubriand ovviamente a Goethe, a tutti i grandi viaggiatori passavano di qua e mettevano in evidenza i caratteri di questo territorio. Però di questo territorio non se ne sa quasi nulla, o se ne sa molto poco. Perché dicevo prima che a mio parere non c'è una relazione di continuità tra Ferrara e il Delta? Ma un po' le questioni le poneva in maniera molto chiara Michele Nani prima. E io credo che il Delta, inteso come patrimonio culturale e naturale, al di là del suo valore oggettivo, è comunque, cioè, l'attribuzione di valore, diciamo così, partendo da dei dati oggettivi che ovviamente conosciamo, Comacchio, le valli di Comacchio, la Mesola, insomma tutto il patrimonio che conosciamo, l'attribuzione di valore è un qualche cosa, a mio parere, perlomeno per come conosco io questo territorio, per come l'ho conosciuto io, che viene da fuori, è venuto da fuori. Ci sono state persone, tra cui ovviamente anche in particolare Giorgio Bassani, che è stato un po' il catalizzatore di tutta una serie di cose, che hanno portato a riconoscere valore a tutta una serie di, diciamo, situazioni di questo territorio, fisiche, che nelle intenzioni fatte di Bassani dovevano diventare un grande parco nazionale del Delta del Po, che poi, come sapete, non è mai decollato. Ma che però non sono mai stati, io credo, veramente metabolizzate soprattutto nel territorio, a mio parere, nel territorio del Delta, ma anche nella regione Emilia-Romagna, la provincia di Ferrara, regione Emilia-Romagna. Io credo che la regione Emilia-Romagna non abbia mai interiorizzato il Delta come grande patrimonio culturale, l'ha trasformato in un dispositivo normativo, il parco, certo, è importante che ci sia, però il parco del Delta come cultura, da tanti punti di vista, è qualcosa di più di un dispositivo normativo. Vi faccio un esempio, tanto per capirci, perché poi anche, come dire, la comunicazione gioca il suo ruolo anche nei messaggi che noi lanciamo. Come vi dicevo prima, ho abitato 15 anni a Parigi e una parte di questi anni ho iniziato a lavorare qui a Ferrara, e quindi ovviamente mi muovevo con dei voli low cost, e sapete che l'aeroporto di Parigi low cost è Beauvais, quindi in Picardia. Voi quando arrivate a Beauvais vedete tutta una parte dell'aeroporto con delle grandi pannelli informativi, immagini, fotografie della Baia della Somme. La Baia della Somme è il delta del Po della Picardia. Quindi voi arrivate nel capoluogo regionale della regione, un po' come arrivare a Bologna, e trovare tutta una parte dell'aeroporto che ti dice: guardate che qui abbiamo il parco del Delta, guardate che potete arrivarci in questo modo, guardate che, cioè, ti dà delle informazioni, ti sollecita, diciamo così, un interesse. Se arrivate all'aeroporto di Bologna trovate solo immagini di Bologna, cioè non è che è un aeroporto
cittadino, non è un aeroporto, diciamo così, che in un qualche modo dà un servizio alla regione. Queste, come dire, sono, se volete, delle banalità, però fanno capire come certi processi, certi fenomeni non sono diciamo, interiorizzati, io credo. Abbiamo fatto recentemente, due anni fa, una tesi molto bella, che ha avuto tra l'altro diversi riconoscimenti dal Consorzio qui di Bonifica di Ferrara, ma anche riconoscimenti nazionali, adesso esposta in parte alle Biennale di Venezia, sul recupero del tratto terminale del Po di Volano che va da Codigoro, quindi il recupero dello zuccherificio, tutto il comparto delle bonifiche che dicevi tu prima, Codigoro, Pomposa, Volano, mettendo in fila tutta una serie di problemi lungo questo asse, che è un asse, come dire, strutturale di questo territorio, come lo è tutto il sistema della Mesola, come lo è tutto il sistema di Comacchio, Porto Garibaldi, Valli. Ecco, questo sistema, voglio dire, ecco, lungo questo sistema ci sono, questa tesi, come dire, ha messo in evidenza delle forti opportunità, ma anche delle forti mancanze. Cioè, tutti dicono che il territorio ferrarese è un territorio dell'acqua, nel territorio ferrarese non c'è nulla dove un cittadino, un turista possa prendere contatto, scusate, ma possa prendere contatto con questa cultura e civiltà dell'acqua. Cioè, noi abbiamo di fatto sul nostro territorio un museo paesaggistico dell'acqua, che è composto di canali, che è composto di valli e lagune, che è composto di manufatti idraulici, che è composto di città. Perché se noi guardiamo bene tutte queste città, beh, Comacchio innanzitutto, ma anche Codigoro, anche altre città, hanno anche una conformazione morfologica che è molto legata alla struttura che l'acqua e il fiume ha dato al territorio. Tutte queste cose non ci sono. Noi abbiamo, se voi a Mestre, hanno inaugurato alcuni anni fa il Museo del Novecento. Se voi andate nel Museo del Novecento di Mestre, c'è tutta una sezione dove il Consorzio di Bonifica, che ha un archivio cartografico impressionante, chiuso nei cassetti, ha dato alcune carte del Delta ferrarese in esposizione. Quindi se voi andate nel Museo del Novecento a Mestre, potete prendere informazioni sulla diciamo, storia idraulica del ferrarese. A Ferrara, nel ferrarese, non c'è nulla di tutto questo. Allora, l'ipotesi di questo lavoro era quello di dire: partiamo dallo zuccherificio di Codigoro, che potremmo anche recuperare come rudere, quindi, come dire, musealizzarlo come rudere. Lo facciamo diventare la base di un sistema, di un museo paesaggistico dell'acqua, che ovviamente si articola nelle diverse polarità, creando tra l'altro una proposta anche museale molto ricca, perché abbiamo Comacchio con l'archeologia, potremmo avere l'acqua che fa riferimento a questo punto, che è un punto straordinario perché abbiamo i consorzi di bonifica, la Mesola con altre, diciamo così, situazioni, e questo, diciamo, potrebbe essere un progetto strategico di questo territorio. Ma io non ho mai sentito parlare di progetti di questa natura. Cioè, in tutti i documenti anche programmatici che ho recuperato per fare le attività che ho fatto sul Delta, non ho mai trovato, come dire, riflessioni che vadano in questa direzione. Questo mi porta a dire che c'è forse una carenza di strategia, di visione, che anche questa la possiamo in un qualche modo, io credo, storicizzare. Non dobbiamo nascondercelo, io da ragazzino abitavo nel Delta e sentendo i discorsi che si facevano nelle piazze, nei bar, che allora i bar erano molto frequentati, come sapete, adesso ovviamente tutti questi centri sono completamente vuoti e deserti, e tutti si lamentavano del fatto che a Codigoro, per esempio, non arrivava la grande fabbrica che cambiava i problemi, la situazione, come dire, di occupazione del territorio. C'è il mito della grande fabbrica, del grande, come dire, investitore che arriva, che fa il grande investimento e cambia come dire, la situazione del territorio. Quando ero in università, per un anno sono stato anche consigliere comunale a Codigoro per il Partito Comunista, e ho, diciamo così, vissuto direttamente una vicenda che poi mi ha portato anche a uscire ovviamente dal Partito Comunista, che è la vicenda di Millennium. Non so se chi di voi conosce questa vicenda. A un certo punto arriva un certo signore che si chiama Carlo Rambaldi, che aveva inventato il mostro di E.T., e propone di fare un parco giochi futuribile, fantascientifico, di fronte a Pomposa. Pomposa aveva un perimetro di 50 metri, mi pare 50 metri, che erano stati, diciamo, salvaguardati grazie ad una legge voluta dal senatore Roffi, mi se ricordo bene, adesso sto andando a memoria, quindi potrei sbagliare qualche nome,
però se avete 50 metri non sono niente, quindi immaginate che di fronte a Pomposa doveva uscire una cosa tipo appunto Mirabilandia, cose di questo tipo, però incentrato su questa cosa. Io allora ero consigliere comunale, saputa questa cosa, allora stavo anche tra l'altro lavorando alla costituzione di Legambiente, stava nascendo Legambiente all'interno dell'Arci, e ho immediatamente telefonato ad Antonio Cederna, che allora era parlamentare indipendente nelle liste del PC. E gli ho parlato della cosa, lui mi ha detto mandami, diciamo, un po' di materiale, io gli ho mandato il materiale che avevo a disposizione, ha fatto un'interrogazione parlamentare e lì si è aperto tutta una discussione che poi, anche per altre vicende, non solo per queste, non ha portato più alla costruzione di Millennium. Ecco, però la cosa, tutto questo per dire che non stiamo parlando degli inizi del Novecento, ovviamente, stiamo parlando degli anni Ottanta, stiamo parlando degli anni 80-90. Bassani nel 68 organizza a Porticino il grande incontro per lanciare l'idea del Parco del Delta del Po. Quindi questo vuol dire che probabilmente tutta una serie di temi che associano il paesaggio, l'ambiente, la cultura e così via ad un'ipotesi di sviluppo anche economico di un territorio comunque non erano stati metabolizzati, se si individua in un intervento del genere un'opzione di sviluppo. E questo mi porta a dire che probabilmente c'è sempre stata, diciamo così, una sorta di differenziazione anche proprio di livello tra le riflessioni che venivano fatte però fuori dal territorio e quello che poi in realtà il territorio pensava essere, diciamo così, importante. Dico, uno dei temi su cui stiamo ragionando insieme a dei colleghi olandesi per affrontare le problematiche che Michele Nanni prima diceva dell'innalzamento dell'acqua è quello di ripristinare i cordoni dunosi lungo le spiagge, e come dire, gli olandesi lo stanno facendo, gli olandesi stanno spostando porzioni di urbanizzazione o di territorio ad altre parti per costituire dei sistemi, diciamo così, di rinaturalizzazione attraverso le dune in grado quantomeno di contrastare questi fenomeni. Ma dico, Volano era un sistema dunoso straordinario che è stato completamente spianato per fare un campeggio da parte della provincia di Ferrara. Poi il campeggio non si è fatto, ma sapete che un campeggio è comunque un'urbanizzazione, non ci sono le case, ci sarà qualche bungalow, ci saranno i posti, ma è un'urbanizzazione a tutti gli effetti. E quindi voglio dire, un relitto che poteva avere una complessità ambientale che oggi in parte ha, ma molto ridotta, è stato, come dire, cancellato per un'idea di urbanizzazione che poi non si è, io dico fortunatamente, realizzata. Ecco, però questi temi sono temi che oggi il Delta deve iniziare ad affrontare in maniera strutturale. Cioè, il mondo sta cambiando da questo punto di vista. Gli scenari, come dire, che manca, basta andare sui siti del Servizio Geologico delle Regioni Emilia-Romagna e vedere gli scenari che vengono tracciati, sono veramente inquietanti. Del resto, come dire, il Delta, lo sappiamo tutti, Delta vuol dire sedimentazione. Cioè, il Delta si formano perché i fiumi trasportano le sabbie e le sabbie costruiscono i Delta. Ma siccome i fiumi non trasportano più le sabbie, per tutta una serie di artificializzazioni che sono arrivate a monte, l'apporto di sabbia al mare è molto, diciamo così, limitato. E poi tutta l'artificializzazione della costa ha in un qualche modo bloccato anche la possibilità, per esempio, di ricostituire i sistemi, diciamo, i sistemi sabbiosi e dunosi lungo il mare. Le dighe, per esempio, foranee bloccano le sabbie quindi non si distribuiscono. Da noi l'andamento è sul nord della distribuzione delle sabbie, e quindi per esempio la situazione che c'è per esempio a Lido Estensi e Porto Garibaldi da questo punto di vista è molto, molto evidente. La grande diga del porto di Porto Garibaldi ha creato una spiaggia enorme, diciamo così, a Lido degli Estensi. Dall'altra parte stiamo perdendo, diciamo così, ormai la spiaggia, cioè i bagni al Lido di Scacchi, Lido di Pomposa, adesso mi pare Scacchi, ormai sono non sono più su area demaniale, sono su aree private. E quindi voglio dire, ci sono dei problemi che sono strutturali. Allora, tra Scacchi sì, giusto. Cioè, ci sono, come dire, delle situazioni oggi. Il Delta sta vivendo delle situazioni oggi, ma non solo in questo Delta, figuratevi, sto lavorando su un Delta africano e un Delta in Bangladesh, dove, come dire, le situazioni sono esplosive, molto, anche perché lì ci abitano decine di milioni di persone, ovviamente, qui, e quindi immaginate anche l'impatto. Però questo per dirvi che ci sono questioni strutturali che o le affrontiamo,
o altrimenti facciamo come scriveva Calvino concludendo le città invisibili, oggi c'è già la città dell'inferno, ci sono due atteggiamenti: o facciamo finta di non vederla, ce le dimentichiamo, non ci poniamo il problema e così via, e tutto va bene. Però se ci poniamo invece il problema e cerchiamo di vederla, dobbiamo iniziare a, come dire, capire come intervenire, su quali punti poter lavorare, e qui c'è bisogno di visioni, di strategie che si portano dietro i progetti. Non è più possibile un approccio al territorio e al delta settorializzato, e noi per decenni abbiamo avuto approcci settorializzati che non hanno mai hanno visto l'albero ma non hanno mai visto la foresta, per usare una metafora che un geografo con cui ho lavorato mi diceva sempre. E invece noi dobbiamo aver chiara la foresta e poi dentro selezionare gli alberi che ci servono. Questo credo che sia il problema del delta, ma non sia un problema solo del delta, è un problema un po' di tutto il mondo ormai. Grazie Romeo. Io avrei tante altre cose da dire, ma mi fermo. Una cosa curiosa è che negli archivi, appunto, degli studi di storia contemporanea, per esempio, ho letto una volta che allora cartellonista, credo Rambaldi, diceva che E.T. è in qualche modo la sintesi dei suoi ritratti delle donne di Codigoro. Non so quanto questo sia offensivo. Ce ne sono però, più belle, dai, per dire come alcune rappresentazioni che nascono molto localmente poi diventano così famosi. L'altra cosa è, a proposito di acqua, no? Curioso è, per chi non abita a Ferrara come me, non conosce Ferrara, il fatto che mi sembra che sia una città, ne parleremo magari, come ci invitate a fare sia tu che Michele, dia un po' le spalle alla stessa darsena, no? Cioè non abbia mai poi realmente investito su quell'area. Ancora oggi c'è questa barca, no? Che rievoca un po' la Nena, a proposito di memorie antonioniane, però appunto progetti che spesso non riescono a decollare, e che forse denotano anche una paura dell'acqua, cioè l'acqua come elemento che non solo provoca vita e dà vita, ma anche che ha dato atto a alluvioni, a morti, eccetera, eccetera, di un territorio che ci ha dovuto lottare contro la natura per sopravvivere, no? Altro elemento che forse contraddistingue il delta. Ti passo la parola, Pietro, perché Romeo l'ha detto, aspettavamo il modello fabbrica. Il modello fabbrica non è mai arrivato, se non in questo, no, poi immaginario ferrarese del petrolchimico, un po' come lo raccontano, come si chiama, le luci della centrale elettrica. Sarebbe dismessa questa fabbrica. Sarebbe dismessa, e però ecco, forse l'unica ricerca che si è fatta dentro il nostro dipartimento l'ha fatta una collega che è sociologa, che si chiama Antonia Trasforini, che su un finanziamento ottenuto a Bologna, non a caso, a proposito di attori esterni, no, che vengono poi a studiare la città, insieme a Umberto Eco e Roberto Grandi, studiò quanto Ferrara nei primi anni 90 l'amministrazione investiva su processi e prodotti culturali, e ci investiva il doppio di Bologna. Ecco, lascerei la parola a Pietro per dire come si è prodotta questa cosa e come una città come Ferrara negli anni 80 si ritrova a essere una città che investe in attività culturali, e anche un po' in che tipo di attività culturali, ecco, ti va di descrivercele un po'. Prima però di parlare ti devo... Mi sono già igienizzato da solo. Ah, ok, perfetto. Lascio la parola. Prego. Grazie. Sì, grazie a te Giuseppe anzitutto per l'invito, e cercherò di essere un po', sarò un po' tranchant perché non abbiamo tanto tempo, e ci sono state anche tante cose che mi hanno stimolato di quello che è stato detto finora, e cercherò però anche di rispondere un po' alle sollecitazioni di Giuseppe, partendo dal suo libro e dicendo, visto che siamo tutti un po' partiti da una nota autobiografica, lo faccio anch'io, così non... io in qualche modo sono un ibrido ferrarese in un senso diverso rispetto a quello di degli ibridi di cui si parla in questo libro, nel senso che io non sono ferrarese di origine, sono cresciuto però in questa città fin da quando sono bambino, ma senza avere una cultura ferrarese alle spalle, una cultura che per molti è stata una cultura contadina, che io non ho, o se vogliamo una cultura pastorale, venendo dalla Sardegna, ma è un'altra cosa, decisamente. E quindi diciamo, io ho vissuto questa città e il Delta come due mondi separati. Io il Delta non lo conosco, l'ho conosciuto tardi, l'ho conosciuto da persona che è cresciuta negli anni 90 per l'appunto,
negli anni 80 ero un bambino, negli anni 90 come adolescente in questa città, ma non ho mai avuto la sensazione che esistesse un rapporto reale con il Delta o con la Bassa, come diceva giustamente Michele, per chi appunto non aveva magari rapporti di familiarità, perché un parente, eccetera. Questo secondo me è un elemento interessante, perché al di là appunto del dato autobiografico, ci racconta di come in realtà questo rapporto sia, come diceva anche Michele all'inizio, un rapporto molto conflittuale nel corso del Novecento. Mi limiterò a questo, poi naturalmente affonda più nel passato, e di come anche a volte nella giustissima volontà degli storici di ricostruire le continuità ci si dimentichi anche delle rotture che sono importanti. Una la citava prima Michele e poi ripreso da Giuseppe quando citava Renato Sitti. La rottura, per esempio, del post-fascismo in questa città e nelle campagne della Bassa è una rottura enorme, perché il fascismo aveva provocato delle fratture sociali gigantesche che si ripercuotevano, ad esempio, in una struttura fisica che io ho in parte cominciato a studiare poi in un lavoro che non ha mai preso una vera forma, ma che è quella che Michele citava, cioè le case del popolo, per esempio. Le case del popolo sono un prodotto non solo ferrarese, sono un prodotto emiliano, romagnolo e toscano, anche se quelle toscane hanno una storia diversa, ma sono un prodotto fisico che ha caratterizzato queste terre. Molte esistono ancora oggi. Ecco, queste case del popolo hanno visto tutte queste cesure, sono state spesso case del popolo socialiste, sono diventate case del fascio, sono poi passate allo Stato, all'ENAL, e sono state riconquistate, non tutte, solo alcune, dal movimento operaio e contadino con fatica, perché chi guarda, adesso non ho, vi citerei degli esempi, ma insomma ci sono stati sfratti, ci sono state occupazioni, ci sono state molte polemiche perché il movimento contadino operaio potesse riconquistare quegli spazi, quei luoghi. E dagli anni 90 c'è una nuova cesura che sta portando nei fatti alla fine di quella esperienza, una fine, c'è un lungo processo di un tentativo di un po', se volete anche di accanimento terapeutico nei confronti di queste realtà, giustificato, comprensibile. In molti piccoli centri spopolati sono rimasti, anche se ormai sono quasi esclusivamente dei bar e di quella socialità popolare che aveva un tempo, c'è rimasto poco, ma spesso sono l'unico luogo ancora esistente dove le persone anziane possono ritrovarsi e scambiare due parole e bere, forse anche troppe volte, ma insomma non vogliamo essere moralisti in questo. E perché dico questo? Perché in realtà, secondo me, questa storia racconta anche un po' in parallelo quella che è stata l'evoluzione e la creazione dell'idea di città, di Ferrara città d'arte e cultura, sulla quale io un po' provocatoriamente direi che in realtà è stata una creazione sicuramente intelligente, ma che ha divaricato ancora di più, ha allontanato Ferrara dalle sue campagne, provando ad avvicinarla a Bologna e alle altre grandi città. C'è riuscita, non c'è riuscita, adesso non è questo il punto, ma l'obiettivo era quello di emancipare Ferrara dalle sue origine contadina. In questo, io non voglio di nuovo dare un giudizio moralistico su questo, cerco di valutarlo guardando al fenomeno e guardando a quello che tu dicevi negli anni 90, ma in realtà era un progetto che era nato prima, già nel 75, quindi ancora prima di Soffritti. Radames Costa, che era l'allora sindaco, lancia un piano per Ferrara nel quale si insiste molto sulla rivalutazione del centro storico. Il centro storico di Ferrara, noi qui siamo in un punto dove, insomma, molti di voi se lo ricorderanno, perché me lo ricordo io benissimo quando ero bambino, insomma, tutta questa zona qua dietro, Via Volta, eccetera, era una zona popolare, anche considerata all'epoca malfamata, il quartiere delle prostitute, poi sarebbe diventato il quartiere dove è esplosa l'eroina, in particolare Piazza Verdi, per poi arrivare proprio negli anni 90 un recupero a quella che oggi si chiamerebbe una gentrificazione, nel senso che invece oggi questa parte di Ferrara è invece la parte nella quale risiedono i ceti medi della città,
Tra l'altro, e questo non è casuale, sono anche gli unici quartieri della città nei quali alle ultime elezioni non ha vinto la Lega, e questa peraltro la racconta anche dell'evoluzione politica delle forze, diciamo, di politica, ma insomma di questo non siamo qui per parlare di questo. Sì, sono poche. Però ecco, quello che secondo me è interessante è che questo processo degli anni 90 di costruzione di un'idea trae origine dagli anni passati, ma in qualche modo rompendo con gli anni passati, cioè rompendo con quell'esperienza che tu hai citato nel libro, di questi ibridi ferraresi, di persone come Renato Sitti, ma si potrebbero fare tanti nomi, che in realtà cercavano una connessione, forse in una maniera nuova. Certo, la cercavano perché non cercavano la connessione con un delta astratto, cercavano la connessione con quelle classi operaie e contadine che, come ci raccontava Michele prima, andavano già verso un esaurimento, o quantomeno un loro lento calo. Ma quella era la volontà era quella di incontrare quelle persone, di, diciamo, politicizzarle attraverso la cultura, e si trovano cose molto, molto belle negli archivi del Partito Comunista Ferrarese, di questi tentativi fatti da questi, anche un po' naif a volte, di questi intellettuali cittadini. Alcuni, diciamo, erano più strutturati, un uomo come Renato Sitti, a cui io penso che questa città debba molto più di quello che gli è stato riconosciuto, anche se per fortuna negli ultimi anni si parla sempre più spesso di lui, ma insomma Renato Sitti aveva delle idee ben chiare su anche quali fossero i compiti degli intellettuali. Altri forse lo facevano in una maniera un po' più, erano giovani, facevano teatro, era divertente andare a fare teatro nelle case del popolo della Bassa, posti che probabilmente neanche loro conoscevano, insomma, era quindi un elemento anche di vitalità, creatività e divertimento. Però ecco, l'obiettivo era chiaro. Quando l'Arci, per esempio, che nasce nel 57 a Ferrara ed è uno dei primi, Ferrara è uno dei primi centri in Italia, l'Arci viene fondata nel 57 e Ferrara ha già un suo nucleo promotore. Non è strano, naturalmente, visto che l'Arci è un'emanazione sostanzialmente del Partito Comunista e del Partito Socialista, che vogliono appunto cercare di riorganizzare, di riprendersi le case del popolo e di riorganizzare quel tessuto ricreativo e associativo che era andato perduto, mentre quello sportivo era già ripartito con la WISP nel 48. Ecco, però, diciamo, non è un caso che l'Arci di Ferrara, fondato tra gli altri proprio da Renato Sitti, che poi diventerà anche a un certo punto presidente, coordinatore regionale dell'Arci, ecco, non è un caso che l'Arci organizzi tantissime cose nei suoi primi anni in queste case del popolo, cercando con quell'atteggiamento, forse se volete anche dai tratti paternalistici a volte, di portare la cultura, ma che raccontava però anche di una volontà di davvero di incontro. Adesso non bisogna mitizzare, io non voglio fare questo mito di questo passato, però davvero un tentativo di incontrare. Ecco, questa cosa, scusate se vado un po' anch'io rapidamente, questa cosa a mio avviso si rompe negli anni 80 e 90, cioè il progetto di Ferrara Città della Cultura rompe con questa tradizione e porta a una storia diversa, che è una storia non necessariamente, ribadisco, non necessariamente negativa, che invece per la città di Ferrara, secondo me, ha portato dei risultati interessanti dal punto di vista soprattutto della fruizione culturale, meno, ahimè, e ce ne siamo accorti soprattutto negli ultimi 10-15 anni, dal punto di vista della produzione culturale, perché le cose sono un po' diverse. Però, diciamo, dal punto di vista della fruizione culturale, che non è solo, anche se naturalmente conta molto, l'aspetto turistico con cui molto spesso le iniziative sono state immaginate, ma insomma c'è anche, diciamo, un aspetto, userò un termine un po' così, pedagogico della cittadinanza, che in qualche modo è stato compiuto, di una pedagogia naturalmente che usava codici anche diversi. Io, e lo dico denunciando un conflitto di interesse in questo, visto che faccio parte dell'Arci da tanti anni, io penso che portare Lou Reed a Ferrara sia un elemento pedagogico. Poi non so quanti ferraresi siano andati a vedere Lou Reed, ma questo è un altro paio di maniche. Portare i Radiohead a Ferrara è stato un elemento di pedagogia naturalmente molto diversa da quella che si immaginava, ma non così diversa, perché in fondo era un po', si citava Franco Farina, nella sua grandiosità l'idea di portare Andy Warhol, Rauschenberg a Ferrara
vent'anni prima di, di quello che racconto, quindi lì davvero parliamo di avanguardia molto più di quanto più umilmente progetti come quelli di Ferrara sotto le stelle e altri hanno fatto, ma insomma l'idea era quella anche di rompere con uno schema di una città provinciale. Questa rottura dell'idea di una città provinciale, io ricordo, ma credo lui stesso potrebbe ricordarlo candidamente, quando Gaetano Satteriale divenne sindaco, lui volle fare la notte bianca a Ferrara dicendo che poi, insomma, lui scherzava dicendo l'abbiamo fatta prima di Parigi. Cioè questa idea di rendere Ferrara, non so se New York come qualcuno, ma questa idea di restituire una centralità a Ferrara è una cosa su cui dobbiamo interrogarci oggi, perché quella centralità non è stata guadagnata in quel modo, anche se Ferrara è sicuramente oggi una città molto conosciuta in certi ambienti, in certo mondo, ma ha significato anche la rottura con una tradizione di cui secondo me in realtà Ferrara non dovrebbe vergognarsi, cioè essere una città di provincia non è necessariamente una vergogna, si può essere una bella città di provincia in cui succedono tante cose, ma vabbè, questo diciamo io credo che quindi da questo punto di vista lo dico anche forse per concludere, perché se poi vogliamo lasciare un po' di spazio, io credo davvero che oggi guardare a questo passato anche recente significhi interrogarsi sulle politiche culturali, anche in considerazione del fatto che quello che si diceva sulla trasformazione del Delta in un dispositivo amministrativo rischia, forse lo è già, di diventarlo anche dal punto di vista delle politiche culturali. Sempre di più, direi forse, anche qui ognuno darà i giudizi che crede, ma dalla giunta Satteriale in poi, dopo la giunta Satteriale, l'idea di un progetto culturale che la città presentava e che quindi non veniva delegato con quella anche secondo me interpretazione un po' appunto burocratica della sussidiarietà, inteso le associazioni fanno, noi come città non abbiamo un'idea di cultura, sono gli altri che ce la portano, ecco, questa cosa è pericolosa, perché io credo, e concludo su questo, e questi i personaggi del tuo libro ce l'hanno in questo sì dimostrato, che è solo l'intreccio tra amministrazione e operatori culturali e intellettuali, è solo quello che poi genera una cultura che poi davvero è in grado di rendere un luogo caratteristico e portatore di un valore culturale che altrimenti rischia di essere solo la somma di tanti piccoli valori diversi, ma senza un'idea di città, un'idea di futuro. Grazie Pietro. Allora abbiamo 10-15 minuti, poi la biblioteca chiude, lascerei la parola a voi. Dico solo una cosa, c'è stato un altro libro in verità su 62-92, quindi il trentennio di dirigenza di Farina, ha scritto, qui c'è uno degli autori, Roberto Roda, scritto da curato da Patrizia Fiorillo, è forse l'unico libro che racconta un po' quel trentennio a Ferrara. Ancora una volta, per dire quello che diceva Michele, è un libro scritto da una storia dell'arte che infatti, come dire, più di una volta chiedeva presentandolo, sarebbe bello poi vedere un po' quali erano le relazioni invece tra queste figure, io invece mi sono solo occupata, diceva lei, di vedere che mostre faceva Farina, quanto spendeva e altre cose. Ecco, però in quel libro questa opera di sprovincializzazione, che a questo punto forse è una delle chiavi di lettura da prendere proprio la lettera, cioè di uscita dalla provincia e da quel tipo di rapporto di cui ci parlava più o meno in continuità Michele o in discontinuità, no? Come faceva Romeo, probabilmente era già, come dicevi tu, un obiettivo per alcuni protagonisti di quell'epoca. Sicuramente negli anni 80 e negli anni 90 cambia qualcosa, cioè si rompe qualcosa nel momento in cui cambia un linguaggio, finisce un partito, ma soprattutto quelle categorie un po' di operatore culturale, no? Un po' alla Bosio, di intellettuale organico, alla Gramsci, eccetera, eccetera, che erano il linguaggio quotidiano, un po' di sitti come evocavi tu, finiscono, no? E nascono stagioni differenti. Lo dico perché, ecco, una delle cose che emerge per esempio da quella ricerca che fecero eco tra Sforini e Grandi è che cambiano per esempio i visitatori delle mostre a Ferrara, cioè all'inizio degli anni 2000 la maggior parte dei visitatori non è più ferrarese,
e non viene più anche dalla stessa regione ma viene da fuori, cioè cambia la tipologia di persone che arrivano a Ferrara. Questo a dire che si sta dentro un altro tipo di gioco, un altro tipo di offerta. Io mi ricordo che quando a lezione abbiamo più volte invitato il direttore del teatro comunale, ex direttore del teatro comunale, lui si ricordava che fino agli anni 90 in qualche modo si poteva andare anche sotto, perché non c'era bisogno di fare un bilancio subito, tanto il comune in qualche modo avrebbe come dire compensato le spese se si voleva invitare qualcuno, no, che si riteneva particolarmente interessante. Questa cosa, ci dice Bedroni, oggi è impossibile, nel senso che il bilancio si fa prima e se non si è sicuri che si sta sopra, ma addirittura si sta sotto, non si invita proprio nessuno, cioè non c'è nessuna possibilità in qualche modo di scusa se ti interrompo, ma ancora negli anni 90, dico, in alcuni teatri importanti parigini c'erano le produzioni del Teatro Comunale di Ferrara. Appunto. Adesso non credo che non produca più. Appunto. Questo per dire che sicuramente però quella sprovincializzazione, si possono vedere gli aspetti positivi, ma come dici tu anche dei controeffetti che poi forse varrebbe la pena analizzare, nel senso che forse effettivamente quegli anni 90 sono stati anni decisivi in termini di costruzione di questa identità e poi nascita delle fondazioni e quindi in qualche modo un ruolo dell'amministrazione completamente diverso da quello che era stato, no? Che rispetto appunto agli anni precedenti. Forse, ecco, la dico come battuta, non conoscendo la storia ferrarese, io mi ricordo che uno dei primi libri che mi diedero da leggere quando chiedevo un po' di letture da fare fu un libro proprio di Satariale su lo zuccherificio, a proposito di ponte, barco e le periferie ex industriali, se vogliamo chiamarle così, ferraresi, lo stesso materiale che poi farà la notte bianca, no? Per dire qualcosa forse cambia anche da un punto di vista di operato poi in termini amministrativi. Io la chiuderei qui e abbiamo appunto 10 minuti, se avete domande o osservazioni, prego. Incontro dalla lettura dei quotidiani.
investire per arricchire i territori vergini della Valle Mezzana bonificata, perché secondo lui nell'arco di pochissimo tempo, disse, i tempi della natura non possono essere confrontati e paragonati ai nostri tempi di vita, secondo lui in tempi molto rapidi, poteva, disse lui, potrebbe essere qualche decennio, ma anche un secolo e mezzo, l'acqua ritornerà naturalmente nel mezzano, perché, disse lui, basta che due o tre eventi meteorici vadano a coincidere e l'acqua ritornerà, però, disse lui, in questo caso in modo traumatico. La scelta più giusta da fare sarebbe quella di riallagare al più presto Valle Mezzano. Risultato: Valle Mezzano non è stata riallagata, anzi adesso la regione intende realizzarvi addirittura un tratto autostradale dalla E55 e 45, una follia dal punto di vista ambientale, quando c'è la statale adriatica che potrebbe essere valorizzata, e tra l'altro, e finisco, che cosa è successo della bonifica agraria nel Mezzano? È ritornato il latifondo, non solo nel Mezzano, guardate bene, ma nel Delta in senso lato e in buona parte dei terreni bonificati della provincia di Ferrara è cresciuto un latifondo dalle dimensioni gigantesche di cui nessuno parla. Grazie per questa testimonianza. Fra l'altro, ecco, concludiamo, dobbiamo concludere, mi verrebbe da dire, con due cose. Uno è che uno degli obiettivi che ci possiamo dare è proprio quello di cominciare a riparlare di alcune cose e vedere come, diceva Romeo, c'è un patrimonio poi di, no, di materiale che andrebbe ripreso, andrebbe studiato e che ci riporta un po' la storia di questi territori. Al di là poi di quanto Ferrara e ciò che c'è fuori dalle mura dialogano o non dialogano. Due, il fatto che c'è anche una storia fatta di persone, ecco, per rispondere un po' a quello che diceva Michele, chissà comunale da cosa, ma comunque persone che erano in rete. Michele Fratto mi ha consigliato anche un bel saggio da leggere in questa direzione, come se Ferrara fosse, come dire, un quartiere di Parigi, che hanno fatto un po' la storia in questo periodo, no? Passerini, Lo Perfido, per citare il Gramsci, il senatore Roffi. Tutte, fra l'altro, stavano insieme in un piccolo libricino, ecco, come consiglio di lettura, che si chiama Voci del Delta, che esce nel 51, più o meno poco dopo l'alluvione, che è un libro curioso perché alcuni intellettuali di questa città, che fra l'altro non potranno venire, però sono stati invitati, perché insomma, come Ranieri Varese, no? Più di una volta mi hanno detto, vabbè, ma insomma, persone così che si arrabattavano e cercavano di far cultura, ma alla fine erano maestrini, insomma, con tutto anche uno snobismo accademico che noi accademici abbiamo, però effettivamente sono persone che poi hanno costruito un sapere, no? E un'offerta culturale che è un po' quella che ci raccontava poc'anzi Pietro, no? Quindi sono anche figure che andrebbero un po' recuperate. Io mi ricordo che nel 64, e finisco sul serio, riapre il teatro comunale e la prima lotta che fanno, adesso non c'è Franco Cazzola che faceva parte di quei comitati, ma per la prossima settimana, era di togliere il posto ai logionisti e fare entrare in qualche modo tutti al teatro, e Passerini, che si occupava appunto di difendere i braccianti nel Delta come sindacalista, in verità era uno di quelli che poi al teatro comunale, no, si adoperava per fare in modo che tutti potessero andare a vedere poi, no, Dario Fo, Franca Rame, insomma quel tipo di operazioni teatrali che sono state fatte a Ferrara. Quindi insomma sono persone che hanno avuto poi un peso reale e non sempre conosciute e dibattute in una città che non solo tende a non scriversi, ma tende anche un po' a dimenticarsi a volte di un passato anche recente. Per cui vi ringrazio, ci vediamo la prossima settimana e buona serata.